Bene ragazzuoli, allora voglio parlarvi di questa cosa di Homobile perché me lo state chiedendo in molti, è scappato fuori un po' nelle vostre domande, di questa problematica che avrebbe colpito Homobile. E parliamo di quei 2 milioni e mezzo di dati sensibili, cioè in poche parole tutti i clienti di Homobile, che sarebbero in pericolo. Perché? Perché sembrerebbe, e sembra che ci siano delle fonti certe, che questi dati siano state vendute nella dark web, si dice. E cosa succede? Succede che è un problema. Logicamente Vodafone smentisce, perché come sapete Homobile è figlio di Vodafone, smentisce questa cosa qui, cioè dicono che insomma non è che riscontrano questa problematica dove ci sono tutte queste portabilità, questi cambi, no, di numeri telefonici, più che altro per tranquillizzare un po' i propri utenti Homobile. Io non so, io riporto quello che bene o male leggo nei vari blog, quello che gira un po' sul web di notizie, non so se sono notizie fake oppure no, sembrerebbe che siano cose reali, ci sono anche delle prove in vari siti, fanno vedere insomma dei dati sensibili di alcuni clienti che hanno confermato di essere o clienti o mobile o di essere stati clienti o mobile, e quindi tutti i dati vengono confermati di quello che viene segnato e viene riportato da questa dark web. Qui il problema qual è? Il problema è che in questi dati ci sono tutti i dati nostri sensibili, quindi da nome, cognome, dove abitiamo, c'è anche il codice fiscale, la nostra mail e più che altro c'è l'ICCD, che cosa sarebbe? Sarebbe quel numerino che serve per fare la portabilità da un operatore all'altro, che viene naturalmente associato al nostro numero di telefono. Quindi una persona malintenzionata cosa potrebbe fare? Avendo i nostri dati, sapete che non c'è l'obbligo di mostrare niente, quindi eventualmente di compilare dei moduli per fare una portabilità, come secondo me in teoria ci dovrebbe essere, non solo sugli abbonamenti, ma anche il cambio della persona fisica, cioè nel senso io voglio fare la portabilità della SIM e eventualmente di mia madre, deve avere il consenso anche della madre o di un amico o di un parente, specialmente di uno sconosciuto. Invece qui su quelle ricaricabili non c'è questo obbligo. Noi possiamo prendere, come in questo caso, io posso impadronirvi del vostro ICCD, del vostro numero di telefono, vado a fare una portabilità anche verso a un altro gestore. E il gioco è fatto, non succede assolutamente niente. Voi non venite, non ve ne accorgete, ve ne accorgete solo quando il vostro telefono non funziona più, quindi il vostro numero di telefono non è più raggiungibile. Ecco, se succedesse questo sarebbe un grosso problema. Vuol dire che realmente, i vostri dati, la vostra SIM, se ne sono impadronite altre persone. E il problema qual è? Il problema è che quando, se voi avete utilizzato questi dati, quindi il vostro numero di telefono, che sapete quando ci sono delle conferme OTP, quindi quei codici di conferme che vengono inviati sul nostro cellulare con un SMS, vengono sviati in un altro numero. Se queste persone prendono i nostri dati di una qualsiasi cosa, di una carta, di un sito dove noi magari facciamo gli acquisti, e gli arrivano le verifiche direttamente sul nostro numero di telefono, sul nostro cellulare, ma che sono adesso in mano dei malintenzionati. Non possiamo farci niente perché non ci sono metodi come a due fattori per poterlo bloccare, non ci sono altri metodi per fare questo. L'unica cosa che potete fare è intervenire se, come ho già letto, alcuni stanno ricevendo degli SMS anomali. Un elevato quantitativo di SMS dove viene magari viene scritto
che l'account magari c'è qualche problema, quindi di aggiornare i propri dati. Ecco, già nelle app non ci sono tutte queste cose qui dove possiamo inserire magari un'impronta digitale, attivarla con l'impronta digitale. Già questa cosa eviterebbe di malintenzionati di entrare nell'app con il nostro numero di telefono. Oppure un'autenticazione a due fattori come può essere Google Authenticator. Molto molto importante questa cosa qui. Ho già fatto un video, ve lo consiglio, inserite specialmente se avete dei dati delle vostre banche o dei siti web o quello anche di Exchange se trafficate un po' nei Bitcoin. Quello è essenziale, è una protezione aggiuntiva ed è molto molto importante. Bene ragazzi, io mi fermo qui, lasciate sotto nei commenti se avete ricevuto, se state ricevendo questi SMS un po' anomali, anche magari un po' troppo insistenti. Non cliccateci sopra, ma contattate l'operatore Homobile e lì, bene o male, gli spiegate un po' tutto e così loro riuscirebbero anche a vedere se c'è in corso una portabilità e eventualmente la fate bloccare, insomma, fate intervenire l'operatore. Grazie per essere stati qui fino alla fine, noi ci vediamo prossimamente nel prossimo video. Il solito saluto ai nuovi vecchi iscritti e il solito abbraccio a chi mi vuol bene. Ciao ciao da Tito!